rappresentata nella sala consigliare la squadra del Coridonia Calcio partecipante al campionato regionale di eccellenza. In un clima di entusiasmo l'assessore allo sport Montecchia, il sindaco Calvigioni, il presidente Procaccini hanno invitato tutti a stringersi intorno a questa squadra che hanno detto farà sicuramente bene. Terza stagione per quanto riguarda il campionato di eccellenza, sesta per lo staff tecnico che ormai ha cucito il proprio nome con questa squadra, squadra giovanissima che vanta di ragazzi sicuramente promettenti che sicuramente, lo hanno detto e ribadito un po' tutti, faranno bene in un campionato che si presenta difficilissimo. Nelia Calvigioni, sindaco di Coridonia. Sindaco, una presentazione sulle ali dell'entusiasmo. Ma certamente l'entusiasmo nella sala consigliare penso che è il massimo, la sala di tutta la città di Coridonia ha voluto oggi incontrare tutti i ragazzi, l'allenatore, tutti i patrocinanti di questa società Coridonia Calcio per dare veramente il via a una stagione, un'attività veramente difficile sicuramente perché ci mettiamo in gioco con altre realtà di categoria, ma noi vorremmo essere sempre i primi. Per questo ringrazio la società che mi ha dato il numero uno e cercheremo sempre di incitarli e aiutarli, anche perché sono giovani, ne sono veramente giovani che vivono la realtà della città e per questo portare il nome Coridonia avrà un entusiasmo in più. Terza stagione in eccellenza, sicuramente un vanto. Ma per me è stato un regalo, un onore, Coridonia non era stata mai in eccellenza, quando c'è proprio momenti difficili di crisi l'anno precedente dove non si sapeva come poter riaprire la stagione, noi siamo riusciti ad arrivare in eccellenza. Questo è il frutto dell'entusiasmo delle persone che vivono questa realtà, partendo da tutti, dai ragazzi che incitano, ma soprattutto dai giocatori che hanno messo tanto e sicuramente anche tutte le persone che gli stanno vicino hanno fatto credere che volere potere e anche con tecniche date al momento si può essere i primi. E adesso con l'inno tutto è completo. Ma certamente quando ci siamo incontrati l'inverno scorso gli inni agli stati se ne imparano tanti che si usano anche magari per le manifestazioni di scioperi, invece noi abbiamo un inno nostro, l'ho ascoltato e anche lì non volevo credere che Coridonia potesse riuscire a averci una cosa così bella, perché dico veramente bella perché è stato fatto da un grande ragazzo protagonista, cantautore e autore per noti cantautori. Io quelle parole le ho vissute sulla mia pelle e non dico che mi ha fatto veramente rabbrividire, perché è un inno che i nostri ragazzi useranno per incitare i ragazzi, ma i nostri ragazzi che fanno tifo, però non nascondo che cambiando qualche parola voglio farlo l'inno della città di Coridonia, perché è veramente Coridonia, è bellissimo. E Coridonia olè. E Coridonia olè. Stefano Montecchia, assessore allo sport, si comincia un'altra stagione con il Coridonia in eccellenza. Sì, siamo contenti come città, come cittadinanza, tutti i cittadini devono essere veramente orgogliosi, anche quest'anno partecipiamo a questo campionato di eccellenza e è un motivo d'orgoglio anche per far conoscere la nostra città anche sotto il punto di vista sportivo. E soprattutto oltre alla prima squadra anche un settore giovanile che sta crescendo, oltre 200 ragazzi, insomma si sta lavorando nel segno delle giovani leve. Verissimo, questa è un'altra bellissima notizia, il settore giovanile è sempre in continua espansione e questo non può far che piacere a un comune di 15.000 abitanti vedere che il settore giovanile è in continua espansione. Questo è un'attività che fa la società giovanile, che bisogna veramente riconoscere dal punto di vista sociale dell'iniziativa e veramente fare un applauso per l'organizzazione anche di tutto l'ambito sportivo. Coridonia e lo sport è un legame forte? Sì, sicuramente, sempre lo Stato con la miriade di associazioni sportive è sempre stato un sodalizio ben presente nella città.
E allora lanciamo un appello, tifosi allo stadio. Sicuramente invitiamo, questo è un invito che faccio personalmente alla città di Corigogna, di presentarsi allo stadio, di partecipare a questo imbiando comunale bellissimo, il Martini, di sostenere la squadra, perché ne ha bisogno veramente, far pesare il fattore campo. Sandro Procaccini, presidente del Corigogna. Presidente, terza stagione in eccellenza. Sì, è un grande orgoglio che la rappresento e insieme agli altri collaboratori dirigenti che mi accompagnano stiamo lavorando bene insieme al nostro staff e speriamo che anche quest'anno possiamo rendere felici i nostri tifosi e aggregandosi sempre a noi per tifolare sempre più un ostacolo che è l'eccellenza, con le squadre che sempre più organizzate, alcune importanti, alcune meno, ma è sempre molto un campionato importante e duro. Il sindaco ha detto entusiasmo. Senz'altro, questo ce l'abbiamo dentro e nel nostro DNA, però abbiamo bisogno di collaboratori e aiuti a fianco a noi che ci accompagni in questi periodi così negativi. Sesta stagione per uno staff tecnico che ha fatto davvero miracolo a Corigogna. Sì. Sì, devo ringraziare tutto il nostro staff perché ha operato bene, anche se accompagnato da qualche critica, ma tanto è normale nel calcio, è così, e ci stanno, però noi abbiamo creduto in loro e loro ci hanno ripagato. E sicuramente questo Corigogna farà bene anche quest'anno. Speriamo, incrociamo le dita e forza olè. Nuove avventure che fanno la storia, Corigogna. Un solo grido, una sola bandiera, crollano i muri.